Tu m'as réussi qu'on est ensemble? Non. C'est qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en rack. L'amore che non muore ma si interrompe, poi ricomincia, si trasforma e si appassiona e poi si abbandona per sempre quando finalmente ha ricevuto il doveroso perdono, il giusto commiato. È la giostra dei sentimenti tra un uomo e una donna, il cuore pulsante del decimo lungometraggio di Stéphane Brisset, per sguardo e contenuto così prossimo ai temi cari a Claude Lelouch, ma che il 56enne regista francese plasma con la propria sontuosa abilità registica, riuscendo come pochi nel cinema contemporaneo a costruire un sofisticato melodramma partendo da un luogo e due personaggi. Al centro è un affermato attore di cinema, interpretato da un ottimo Guillaume Canet, che si prende un breve rehab invernale di talassoterapia presso un lussuoso hotel del nord della Francia. L'uomo è tormentato da una decisione professionale di cui non va fiero e mentre cerca conforto nelle acque terapeutiche si ripresenta la sua ex, Alice, cui presta corpo una splendida Alba Rohrwacher, da cui si era separato 15 anni prima e che ora abita da moglie e madre da quelle parti. En plus, il t'aime pas comme acteur. Alors imagine si tu savais qu'il m'avait prescrit des antidépresseurs à cause de toi. Hors saison, che significa fuori stagione, è il loro rincontrarsi fuori da ogni spazio e tempo prestabilito o codificato. E significa per entrambi la riemersione di ferite, di parole non dette, di segreti tenuti nascosti nelle rispettive intimità, così diverse eppure così connesse. Come aveva fatto nel meraviglioso Une vie del 2016, ispirato al romanzo di Maupassant, Brisé utilizza il mélod per riunire il sublime al futile, così come la malinconia e l'ironia, intessendo le levità che scava in profondità e si prende, a questo giro come allora, una pausa dalla trilogia del lavoro che l'ha visto impegnato dal 2015 al 2021. Pour moi, ça s'est passé comme j'ai pu. Sostanza di un'opera più complessa di quanto non appaia sulla carta è l'autenticità di quanto appare in scena, tanto in campo quanto fuori campo, in una sottile pur maestosa istantanea della vita e delle relazioni, dalle dinamiche sempre uguali eppure eternamente misteriose, quanto sorprendenti. Belle avec une femme comme la tienne, plutôt que rester avec une pauvre fille comme moi qui n'y arrive pas dans ce qu'elle fait. Tu peux dire que je suis un connard, que je suis un lâche, ce que tu veux, je veux bien m'excuser pour ça. Après, mais méprisant, c'est facile. Non, mais méprisant, pour toi, pour ton travail, jamais.